Maestro Andrea Camilleri. Buongiorno. Ecco, c'ha questa voce bella rauca perché purtroppo lui fuma tanto. Allora, maestro, buongiorno, dove si trova in questo momento? In questo momento sono incatenato. Incatenato? All'ambasciata del Bhutan. Sì. Ma lei sa cosa è successo in Bhutan? Sì, c'è il governo, hanno fatto... Devo protestare contro il governo. Oh, complimenti. Lottare per la difesa dei diritti umani è sempre una bella cosa, bravo. Una cosa da apprezzare, insomma. Che se ne fotta delle diritti umani. Perché, scusi? Quelli proibirono il fumo ovunque. Non si può fumare più in tutto il Bhutan. Metti che io domani dico a mia moglie dove andiamo questo certo, weekend. Sì. In Bhutan. Che ti fanno se ti becchi? Ragazzi, ve lo devo dire, se ti prendono con una sigaretta, notizia sì. vera, sì. proprio ti mettono in prigione per 5 anni. Alla faccia, senta maestro, ma conosciamo meglio la persona Camilleri nel suo aspetto più intimo, ecco. Qual è il suo rapporto con le nuove tecnologie? Ad esempio, lei usa gli SMS per mandare messaggi? Preferisco le MS. Giustamente. Volete mettere sì. quei bei segnali di fumo? Sì. Ormai sono costretto a scrivere. Sì. E a fumare sì. dentro casa. Come mai? I vicini di casa hanno protestato? No, non osano. Non osano. E che l'altro giorno, mentre mi stavo fumando un pacchetto di Goloas intero, sì. è passato un canadeiro e mi ha scambiato per un incendio e mi ha rovesciato addosso 10.000 litri di acqua. Un bel danno, immagino, tutta la casa allagata, no? Ma che minchia se ne fotte la casa. Tutte le sigarette bagnate. Quello che mi interessa. Ho perso 3 ore per asciugarmi le Goloas col phon. Col phon. Senta, ma parliamo del suo ultimo libro. Ah, tu lo sai che delle volte è un nuovo modo di fumare che ho. Qual è? Non lo sai? No. È bellissimo. Ce lo spieghi a tutti? Io prendo il phon. Sì. Lo accendo. Sì. Metto la sigaretta accesa. Sì. Dove c'è la vendola laterale. Ah, sì, quella. Che aspira il fumo della sigaretta. Ah, me lo tracanna nella trachea sparata. Famoso svuotino, cioè, capi, col phon. Senta, il suo ultimo. Purtroppo devo la fantasia. Certo. Ad esempio, quando sto male, che non mi posso fumare la stecca totale. Ah, perché lei si va a stecca. Fumo giusto. Molto di meno. Tipo? I soldi, 10 Marlboro. Sì. Legata con un piccolo. Spaghettino piccolino sì. tipo candelotto e se le tira su tutte insieme. Senta, ma parliamo del suo lavoro, il suo ultimo lavoro. Ho finito adesso un romanzo molto caldo che lascerà il segno. Come si intitola? La mano sudata di Montalbano. Va bene, grazie ad Andrea Camilleri.